tutto. Sì. Una volta la morte era la morte. A Palermo si spirava nel letto di casa, ci si consolava tra congiunti piangenti, coi ricordi della vita appena andata, quasi tutti carezzati dai rosari delle donne e unti dal prete, subito avvertito. Poi, per molti anni, la città, culla della cultura mediterranea, è diventata una sorta di spurrino. Tante strade, tanti morti, tante lapidi. Un cimitero en plein air. Un vero e proprio teatro di sangue, con i personaggi, i morti, in cerca d'autore, gli assassini, che sono uno, nessuno, 100.000. Sirene che squarciano l'aria ed il cuore. Sirene tutto l'anno. Ma Itaca, dov'è? Alla frontiera della morte abbiamo tentato di sdoganare l'aldilà, restituendo la parola agli scomparsi, oramai muti per sempre, immaginando il loro strazio che si accompagna a quello dei sopravvissuti. È maggio di dolore. Sabato 23, ore 17:58. L'attentatone, il grande attentato. Ammazzano Giovanni Falcone. Ammazzano sua moglie, Francesca Morbillo. Ammazzano gli agenti Antonio Montinari. Rocco Di Cillo. Vito Schifani. 500 kg di esplosivo spaccano il suolo dell'autostrada A29. È la strage di Capaci. Le auto del magistrato e della scorta sono pire d'apocalisse, orrore di fuoco, sciara rossa di molteplici lutti, nero tam-tam di fumo. Palermo è una città dolente, ma non indossa scialli scuri. Sventola invece lenzuoli bianchi, con indignati motti contro gli assassini. E alla mafia grida basta. 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 Una luce nuova fa breccia tra le vie di questa città. La mafia uccide, il silenzio pure.
leggeremo sui lenzuoli bianchi. E noi lo sappiamo bene, noi che dal cratere siamo volati via, lontani dai nostri cari e dal mondo. Io, Rosaria Costa, vedova della gente di Toscifani, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, non cambiano. Di cambiare. Loro non vogliono cambiare, loro non cambiano. Non lo dai, di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro, perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore per niente. Non voglio vedere nessuno. Io non sono bianca. Aiutami, Signore. Le parole di Rosaria Costa, moglie di Vito, a scalfire le coscienze dei mafiosi. Domenica, 19 luglio, alle 5 della sera, è un'altra mattanza, un altro inferno. Vengono massacrati Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Emanuele Aloi. Walter Cosi. Vincenzo Limuli. Claudio Traini. Agostino Catalano. Stava andando a salutare la madre, adesso condannata al pianto. Figlio, odoroso Giglio, figlio, figlio, figlio. L'aveva detto Paolo, tra le cui braccia amiche era morto Giovanni Falcone in ospedale. È già pronto il tritolo per me. È stato.
mancante. Io, giovane ragazza di Sardegna, a combattere per la giustizia, andai in Sicilia. Mischiai il mio sangue a quello del dottore, a quello di Walter, Vincenzo, Claudio e Agostino, servitori di uno Stato colpevolmente assente. Maggio 19 luglio 1992. 57 giorni di distanza da una strage all'altra, neppure due mesi. Maggio, luglio, l'estate che torna, caramelle al mare, risacca di lacrime e di rabbia. Arrivano in città i soldati di leva, presidiano Palermo, vegliano le tombe di Falcone e Borsellino, sentinelle dell'eterno riposo. Si chiama Operazione Vespri Siciliani. A Falcone Borsellino è intitolato l'aeroporto di Punta Raisi. Come dire, sarà bene ricordare. E se ne ricordò un uomo vestito di bianco il 9 maggio 1993. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Era Papa Giovanni Paolo II, Giovanni come Falcone, Paolo come Borsellino. L'urlo del Papa fu subito un eco di liberazione. Passò di casa in casa, di chiesa in chiesa. Io vi accoglierò. Pentitevi. Don Pino Puglisi sfida dal pulpito i mafiosi a Brancaccio, alla periferia di Palermo. Il suo sorriso dolce e inerme sarà spento per sempre la sera del 15 settembre 1993. Bisognava far tacere questo prete. Per sempre. 11 anni prima, l'arcivescovo di Palermo, cardinale Salvatore Pappalardo, aveva gridato: mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata. E Sagunto è la nostra Palermo. Povera Palermo. Si celebravano i funerali del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, ex generale dei Carabinieri, ucciso con la giovane moglie Emanuela Setti Carraro. L'autista di scorta, l'agente Domenico Russo, morì alcuni giorni dopo, in agonia. A 10 metri, dal luogo del delitto, in via Isidoro Carini, c'è una veneratissima edicola votiva di San Giuseppe. San Giuseppe sarà stato l'unico testimone oculare, chiuso nella sua edicola votiva, a vedere gli assassini di me, di Emanuela e di Bimbo.
Ne avrà parlato con Maria e Gesù, ci scommetto, perché non muoia la speranza di una Palermo onesta. Il mortale agguato fu consumato in una dolcissima sera del 3 settembre 1982, quando i palermitani si recano, come ogni anno, in devoto pellegrinaggio al santuario della patrona della città, Santa Rosalia. A Monte Pellegrino. A Monte Pellegrino. A piedi nudi oppure in ginocchioni. A piedi scalzi oppure in ginocchio. Nimo una santuzza di grazia ricevuta. Si va dalla santuzza per grazia ricevuta. Oppure per l'intercessione dei prodigi sacri. O per le miracoli, si dice. O per intercessione di prodigi sacri. O per miracoli, si dice. Si dicono in cose do Signore e tanta implorazione camminando lungo le corbone. Si dicono preghiere e implorazioni lungo tutti i tornanti. Sino alla grotta un'idda riposa. Fino alla grotta dove riposa lei. Santa Rosalia. A Vergine che salvò Palermo da peste del 1624. La Vergine che salvò Palermo dalla peste del 1624. Succede ogni anno, una notte tra il 3 e il 4 di settembre. Accade ogni anno, nella notte tra il 3 e il 4 settembre. Un pellegrinaggio verso il santuario. Il pellegrinaggio verso il santuario. Sciara di cera che stizzia in terra. L'ave di cera che gocciolano per terra. Torce e cannele addumate per devozione. Fiacco le candele accese per devozione. Un venticinque sanna caligio rinfrescando la faticosa chianata. La brezza di vento leggero rinfresca la fatica della salita. Ci si mette in cammino nelle prime ore della notte. Ci si incammina nelle prime ore della notte. Per arrivare al monte quando spunta la prima luce del sole. Per arrivare al monte quando spunta la prima luce del sole. Con gli occhi arrossecati, con gli occhi arrossati, strecando rotole e ginocchia, strisciando rotole e ginocchia. La strada pesante e ripida assomiglia a un lavatore di santificate penitenze. La strada dura e impervia sembra un lavatoio di religiose penitenze. Carlo Alberto Dalla Chiesa era stato inviato a Palermo come prefetto antimafia subito l'assassinio di Pio La Torre, siciliano, segretario regionale del Partito Comunista Italiano. Con lui restò vittima l'autista Rosario Di Salvo, suo fedele amico e compagno di partito. Avevo lasciato Palermo, avevo lasciato Roma per Palermo. E proprio qui la morte spalancava le sue oscure botteghe, rinchiudendomici dentro con Rosario. Mi chiamo Giuseppina. Conobbi Pio quasi per caso. Una mattina dell'ottobre del 1948 non andai a giocare a tennis, ma presi una decisione più importante. Andai a iscrivermi al Partito Comunista Italiano. Una svolta vera nella mia vita. Lui mi aprì la porta della federazione e me ne innamorai subito. Quelli furono anni magnifici. Ci sposammo nel 49 e io fui al suo fianco nelle lotte contro la mafia degli agrari e poi a combattere contro le ingiustizie in tutta Italia con il trasferimento a Roma. Il suo ritorno in Sicilia lo aveva visto protagonista a fianco dei pacifisti che non volevano la base di Comiso. Aveva un cuore grande, il mio Pio. Lo aspettai inutilmente quel giorno, passando da una stradina vicino al cimitero dei Cappuccini. Lo trucidarono i mafiosi. Era il 30 aprile
1982. E da quel giorno, e per molti anni, scelsi il silenzio. All'esterno di quel camposanto, il 5 maggio 1971, era stato freddato il procuratore capo di Palermo, Pietro Scaglione, il primo dei cadaveri eccellenti. Morì anche il suo autista, Antonio Lorusso. Nel mortale mirino della mafia, i magistrati sono stati uno dei bersagli preferiti da centrare con precisione. Cesare Terranova, lasciato il Parlamento, dove era stato eletto come indipendente di sinistra nelle liste del Partito Comunista Italiano, stava tornando alla magistratura. Era candidato a dirigere l'ufficio istruzione, poi assunto da Rocco Chinnici, anche lui assassinato dalla mafia, 4 anni dopo. Terranova fu ucciso nella sua auto, sotto casa, insieme al fedele amico maresciallo Lennio Mancuso. Era il 25 settembre 1979. Di piombo m'hanno pugnalato, cospiratori di morte, crivellando anche Lenin, innocente, d'amicizia ucciso. Tornavo alla toga dopo l'onorevole, caparvi alla giustizia, e non l'hanno permesso con sentenza di sangue. Gaetano Costa, procuratore capo di Palermo, pochi mesi prima di morire aveva firmato in solitudine, contro il parere di alcuni suoi sostituti, gli ordini di cattura contro i clan della mafia siculo-americana. Fu assassinato il 6 agosto 1980. Pioveva a dirotto quel giorno. Anche il cielo era contrariato. Anch'io preferii il silenzio. Lo scrissi pure. In tutti questi lunghi, amari anni, ho preferito tacere su quanto mi bruciava dentro. Gelosa dei miei sentimenti e dell'appartenenza al mio dolore, delle mie emozioni. I sentimenti e le reazioni ho pensato appartenessero solo a me stessa e non potevano essere oggetto né di commiserazione da parte dei provi né di soddisfazione da parte dei reprovi. Donna Rita. Mi chiamavano così solo gli amici, quelli veri. Presi questa decisione dopo essere diventata vedova di un uomo vero, di un magistrato integerrimo. Non voleva scorta lui. Aveva sempre detto che se doveva morire, non voleva mettere a repentaglio la vita di altri. E quel giorno si era fermata in una bancarella di libri. E mentre ne sfogliava uno, era stato ucciso con 3 colpi di pistola sparati da un giovane killer, pure vigliacco, che gli sparò alle spalle. Il giorno dopo era San Gaetano, 4 giorni prima a Bologna c'era stato l'inferno. Un giorno solo. E avrei festeggiato l'ultimo onomastico in famiglia. Fiori di lutto invece di allegria. Agata, il mio nome. Conobbi Rocco tanti anni fa e me ne innamorai subito. Oltre che un bel ragazzo, era una persona onesta. Voleva cambiare non il mondo ma la sua Sicilia e gli piaceva il suo lavoro e tanto aveva delle idee innovative non facile da trovare in magistratura dove l'isolamento e la pratica più attuata era quella in quel periodo
Ma lui no. Lui inventò il pool antimafia. Chiamò al suo fianco tra gli altri Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Aveva capito che se le notizie venivano condivise, sempre più difficile diventava per la mafia metterle a tacere. E un giorno disse: un mio orgoglio particolare è una dichiarazione degli americani secondo cui l'ufficio istruzione di Palermo è un centro pilota alla lotta antimafia, un esempio per le altre magistrature d'Italia. I magistrati dell'ufficio istruzione sono un gruppo compatto, attivo e battagliero. Magno Rocco non aveva fatto però i conti con i criminali nei confronti dei quali aveva messo tutte le risorse in campo per bloccarne le attività. O forse lo sapeva. Sì, lo sapeva bene quale poteva essere la sua sorte. Rocco Chinnici, magistrato, capo dell'ufficio istruzione di Palermo, il 29 luglio 1983 fu ucciso da un'autobomba piazzata sotto casa. Con lui morirono il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta. Il caso volle che il portiere del suo stabile, Stefano Isacchi, fosse al suo fianco. Lo stava salutando come tutte le mattine. Solo il caso salvò la vita a Giovanni Parpacuri, un altro agente della sua scorta. Mentre il destino fu crudele con i suoi figli, che sentito il boato furono i primi ad accorrere sul posto per vedere ciò che rimaneva del corpo del loro papà. Come a Beirut m'hanno ucciso, tritolandomi con altri innocenti. Era rosetta calda del panificio accanto a casa mia, odorava di sangue anziché di farina, fragrante di sole. Il sole, forse l'ultimo predone della Sicilia. Implacabile luce, testimone di tanti lutti. Sono sei, vestiti di nero, si stringono la mano nella mano. È un ritratto di famiglia in un esterno giorno, in via D'Amelio, un mese dopo l'uccisione del giudice Borsellino e della sua scorta. Sono i congiunti delle vittime. Il caldo d'agosto era gelato dal ricordo dell'eccidio. Il loro silenzio è una preghiera. Un requiem muto. Occhi che piangono lacrime di sangue. Occhi che piangono lacrime di sangue. Cuore ammucciato dentro ad un dolore. Cuore nascosto dentro ad un dolore. Voce che volesse vanniare. Voce che vorrebbe urlare. Desio di resine lontano, desiderio di andarsene lontano. Amara terra mia, amara terra mia, amara e bella. Quel 1992, un anno orribile. Il 31 gennaio la Corte di Cassazione conferma tutte le condanne del maxi processo contro la mafia costruito da Falcone. È un durissimo colpo per Cosa Nostra. È tempo di uccidere. Il 12 marzo viene assassinato il potente eurodeputato democristiano Salvo Lillo.
Il 17 settembre viene assassinato il potentissimo esattore Ignazio Salvo. Adesso può succedere di tutto, disse Giovanni Falcone. Ma già molti erano stati uccisi. Un lungo elenco di morti, come quello dei giornalisti, che non si sono piegati ai voleri della mafia e che hanno denunciato, senza paura, i loro crimini. Mauro De Mauro. Mario Francese. Cosimo Cristina. Giovanni Spampinato. Peppino Impastato. Giuseppe Fava. Mauro Rostagno. Beppe Alfano. Otto giornalisti. Otto. Il 20 agosto 1976 viene ucciso il tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Stava indagando sulla scomparsa del giornalista De Mauro. Insieme a lui viene ucciso il suo più caro amico, Filippo Costa. E gli anni 80? Domenica 6 gennaio 1980 tocca al presidente della regione siciliana, Pier Santi Mattarella, democristiano e fratello dell'attuale presidente della Repubblica. Terra maledetta assai. La nostra Sicilia. È il 3 maggio del 1980. Sono passati solo 4 mesi dalla morte del presidente. Emanuele Basile è un capitano dei carabinieri. Comanda la compagnia di Palermo. Oggi ha avuto mezza giornata di permesso. Si concederà una serata di svago. A Monreale c'è la festa del crocifisso. Silvana, prepara la nostra Barbara e andiamo. Oggi pensiamo solo a divertirci. Non lo vede Emanuele. Non lo vedo io. E nemmeno Barbara. Lui si avvicina e senza pietà esplode 3 colpi di pistola alla schiena. Si accascia lentamente, proteggendo la sua bambina. Il cuore spaccato in due. Non hai tempo di baciarci. Noi invece abbiamo il tempo di versare lacrime di sangue. Il 14 novembre 1982, il giovane poliziotto Calogero Zucchetto, della sezione investigativa della squadra mobile di Palermo, aveva visto, ancora una volta, qualcosa che non doveva vedere. Aveva un bel sorriso Calogero, di quelli coinvolgenti, di quelli che ti riempivano il cuore. E aveva occhi buoni e memoria. Qualità che per uno sbirro a Palermo sono essenziali. Come un'aquila lanciava lo sguardo alla ricerca della preda mafiosa. Li vede, li riconosce e li cattura, quando può. Cosa nostra vede in lui un pericolo di giorno in giorno sempre più insistente. E questa volta non aspetta l'estate. Era solo Calogero. Non fece in tempo a chiedere rinforzi. Solo era. E solo morì. Un agente. Solo un agente ero. Ma gli occhi di Aquila, da accecare per sempre, capirono che fosse. Michele Reina, il 9 marzo del 1979, uscendo da casa, non lo sapeva, ma stava per battere un record. Non sapeva che stava per diventare il primo politico ucciso dalla mafia. Un delitto politico, si disse, ancora senza fine, si continua a dire. Il Dio conosce subito il giudizio. Un morto, ma gli sarà resa la giustizia degli uomini. 3 mesi, solo 3 mesi durò il mandato da sindaco di Palermo di Giuseppe Insalaco, ex democristiano, ma bastarono per fargli capire chi veramente comandava. Lo fecero dimettere, ma lui non dimenticò ciò che aveva visto, tanto da dichiarare:
non sono un democristiano pentito, ma sono venuto qui per dire quello che penso della DC palermitana, degli affari, dei grandi appalti, di Ciancimino, dei perversi giochi che mi hanno costretto alle dimissioni dopo appena 3 mesi. Nemmeno i suoi compagni di partito dimenticarono. Così, il 12 gennaio 1988 venne messo a tacere. Per sempre. Una lunga scia di omicidi ci sarebbe stata. La stessa fine anche per altri servitori dello Stato. Così si dice, quando chi fa il suo dovere viene ucciso. Lacrime, funerali, necrologi. Boris Giuliano fu ucciso dentro al bar Lux. Per lui servirono 7 colpi, tutti sparati alle spalle. Codardo di un Leoluca Bagarella. Nemmeno il coraggio di guardarlo negli occhi ebbe. E m'hanno trucidato che prendevo un caffè. Fu come l'infinito buio nero al Lux, l'espresso stretto di morte. Io, immobile, capo della morte. In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5 membri della Grecia. È mezzanotte, tutto va bene, tutto è tranquillo, dormite bene. Dimmi allora che cos'è questa angoscia dentro me. Sto con gli amici al bar, insieme a quelli che stanno morendo. Stanno sparando. Avvezza a suo malgrado ai funerali, alle omelie, agli struggenti addii. 13 giugno 1983. Mario D'Aleo, Giuseppe Bonmarito, Pietro Morici, carabinieri. 28 luglio 1985. Giuseppe Montana, poliziotto. 6 agosto 1985. Antonino Cassarà e Roberto Antiochia, poliziotti. 14 gennaio 1988, Natale Monto, poliziotto. Estate di fuoco dunque Palermo ha vissuto. Non erano anticicloni africani, ma scirocchi di pistola, di mitra, di tritolo, oppure macabri rituali per punire un quindicenne, Giuseppe Di Mattia, Di Matteo, figlio di un pentito, Santino. Lo tennero sequestrato per 25 mesi, 779 giorni, prima di essere barbaramente ucciso e sciolto nell'acido. La mafia non uccide i bambini, si diceva. Nulla di più falso. Fino ad ora
si contano 108 vittime innocenti che nulla avevano da spartire con quelle bestie. Anche Claudio Donno, 11 anni, viene freddato con un solo colpo di una pistola calibro 7,65. Bisognava zittirlo. Era il 7 ottobre 1986. Aveva visto qualcosa che non doveva vedere. E bisognava far tacere per sempre anche Libero Grassi, un onesto imprenditore che rilasciava intervista per dire a tutti che si era rifiutato di pagare il pizzo. Il suo coraggio poteva essere emulato. Meglio toglierlo di mezzo in una bella mattina di fine agosto del 1991. Oggi la sua memoria è difesa dai ragazzi di Addio Pizzo. Hanno raccolto 10.000 firme, 10.000 no che impegnano per un futuro migliore, senza ricatti, senza sangue, senza guerre di mafia. Perché come diceva Giovanni Falcone, la mafia è un fenomeno umano. E come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi una sua fine. Spero solo che la fine della mafia non coincida con la fine dell'uomo. Questa terra è come una madre. Questa terra è come una madre. Che fa tanti figli e ogni figlio è a speranza do passato. Che fa tanti figli e ogni figlio è la speranza del passato. Passato di ricchezza, passato di dolore. Passato di ricchezze, passato di dolori. Scandatevi, mafiosi e malandrini. Spaventatevi, mafiosi e malandrini. Sti figli sono ranne. Questi figli sono grandi. Hanno una spada fatta di gelsomini. E un cannone che spara arance. Che ci può fare a vostra lupara? Chi ci può fare a vostra lupara?